Bene amici delle Sound Quad, video un po' particolare, esce un po' dagli schemi del canale, ma io compro spessissimo dalla Cina, da quando avevo 14 anni, e quindi come non poter recensire un paio di cuffie in-ear che sono tanto discusse su forum in internet in generale, perché si dice che sono delle cuffie davvero ottime. Le sto provando da circa 2 settimane, mi sono arrivate da tinydeal.com, metterò il link in descrizione. Sono delle cuffiette che non costano più di 17 euro, io le ho pagate circa 17,50 euro. Questa è una recensione per farvi sentire veramente la bontà di queste cuffie. Innanzitutto vi voglio far vedere prima di tutto il design di queste cuffie perché è davvero bello. Vediamo se riusciamo a mettere a fuoco. La videocamera non ce la fa, ma io non demordo perché deve farvi vedere questa satinatura che hanno queste cuffie. Eccola qua, meno male che ce l'ha fatta, satinatura davvero davvero bellissima. Questo è vero metallo satinato. Che diciamo prende la parte frontale della cuffia e questa è la cuffietta in-ear. Vedete che è una sorta di L questa, perché la cuffia non è dritta, fa una sorta di L perché è iper avvolgente. Queste cuffie veramente, io ho delle orecchie molto particolari perché non ci stanno mai le cuffie nelle mie orecchie, o escono o non riescono a entrare, quant'altro. Con queste cuffie ho notato che sono perfette. In realtà ci sono anche altri brand che le fanno in questo modo, però devo dire che Xiaomi ha trovato da parte mia la cuffia veramente veramente ideale. Vedete come è proprio bella qua il logo Xiaomi e un cavo che è un cavo inizialmente per questi 30-40 centimetri, è un cavo normalissimo in plastica, nulla di particolare. Qua il bilanciere del volume con il tasto on off e eventualmente per mettere in pausa la musica ed eventualmente anche per rispondere alla chiamata. Microfono già incorporato, funziona molto molto bene ed anche la soppressione dei rumori è coadiuvata bene all'interno di questo bilancierino. Anch'esso è un design, anch'esso è fatto in design un po' particolare. Vedete che questa trama un po' satinata. Però questa non è metallo, però devo dire che è davvero di ottima fattura. Dopo, diciamo, questo pezzettino, abbiamo questo pezzettino che poi porta a questo cavo, che è un cavo fatto tipo di tela. Purtroppo non è piatto antigrovigliamento, è di tela. E alla fine abbiamo il connettore da 3.5, da 3,5 sostanzialmente, con l'ogocino Xiaomi e il jack da 3,5. Le cuffie arrivano in questo cofanetto di Xiaomi, qua dietro delle specifiche. Per gli amanti delle specifiche ve le faccio vedere: 98 dB, 5 millivolt, scusate, milliwatt, da 20 a, no, da 20 a 20.000. Vabbè, non lo so. Comunque, diciamo che a livello, diciamo, proprio di confezione è molto ben fornita, perché abbiamo poi tutti i vari gommini, dalla L a S e XS. Ecco, questo forse è la posizione ideale. Tappiamo per mettere a fuoco. Eccoli qui, e devo dire che la dotazione quindi è veramente ottima. Ma parlando al lato pratico, dopo vi farò vedere come suonano su questo telefono, cosa si può dire di queste cuffiette? Allora, suonano veramente molto bene. È una parola che non identifica la qualità di queste cuffiette. Io voglio dirvi che queste cuffie hanno dei bassi molto 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 ben decisi, ma gli acuti e anche gli alti sono ben separati, quindi non, diciamo, non impasta. Scaricando delle canzoni su qualità massima con Spotify, devo dire che vengono riprodotte davvero in maniera eccellente. Se possiamo paragonarle a un paio di cuffie, le paragonerei a un paio di cuffie che dopo eventualmente vi metto il modello, sono delle HPG, costano intorno agli 80-90 euro su Amazon. Quindi questo modello, secondo me, è praticamente di pari valore a un modello di HPG che costa appunto 80-90 euro, quindi devo dire molto molto buone. Dicevo che i bassi sono molto 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 forti e gli acuti anche. Diciamo che la cuffia non impasta il suono, diciamo che il suono è ben distinto tra acuti
e bassi, e suona davvero molto bene. Adesso io, per quanto possa aiutarvi a farvele sentire, non so se riuscite, te, perché chiaramente allora guardate, un pugno dalla fotocamera, due pugni, tre pugni dalla fotocamera qua. Cambiamo, se no YouTube mi scarta poi il video. Vi assicuro che i bassi sono davvero veramente molto molto forti. Queste cuffie, ripeto, le ho acquistate per circa un 17,50 euro, adesso sì, non arriva a 18 euro, e sono veramente veramente qualcosa di eccezionale. Che altro dire per questo video? Io credo di aver detto tutto. Vi dico, se volete acquistare delle cuffiette molto molto buone a una cifra veramente onesta, potete acquistare tranquillamente. State attenti ai falsi, perché ormai i cinesi si copiano tra cinesi. Vi invito a mettere un mi piace al video. Se avete qualsiasi domanda, fatemela pure nel video. Grazie e alla prossima puntata.